L'inchiesta continua e non potrebbe essere altrimenti dopo la tragedia delle gole del Reganeto di Civita, a causa della quale hanno perso la vita 10 persone. In procura Castrovillari si è svolta una riunione per fare il punto della situazione e stabilire una sorta di cronoprogramma per quella che sarà un'indagine lunga e complessa. Il procuratore capo Eugenio Facciolla ha nominato i consulenti per capire quelle che sono state le cause della tragedia e tutte le fasi dell'emergenza. Tanti gli aspetti oscuri, non solo inerenti all'accaduto, ma anche sotto l'aspetto gestionale. Bisognerà capire quella che era la regolamentazione degli accessi, la gestione delle allerte meteo e tanto altro. Bisognerà quindi individuare eventuali responsabilità e intervenire per far sì che in futuro simili tragedie non possano accadere. Delle indagini si occupano i carabinieri della compagnia di Castrovillari, che dovranno incrociare le testimonianze dei sopravvissuti, i risultati e le perizie, ma anche studiare delibere e provvedimenti presi in passato. Un lavoro quindi complesso, ma che dovrà dare risposte in tempi comunque non troppo lunghi. A rischio c'è la sopravvivenza di un borgo che vive attraverso le gole del Raganello.